Ciao, in questo video vedremo la simulazione di una barra LED a scorrimento, tipo quella della supercar. Per far questo ho inserito un 555, un oscillatore, un 4017 delle resistenze in serie LED, 10 LED, un LED sull'uscita del 555 che mi fa vedere il clock che gli arriva al 4017. Vediamo la simulazione, io l'ho già lanciata, poi la lanceremo se il server me lo permette, perché a volte il simulatore non funziona perché il server è sovraccarico. Adesso l'ho già lanciato nel mio oscilloscopio e nel mio analizzatore di segnali, ho già i segnali, poi dopo lanciamo la simulazione così vediamo anche il LED accendersi. Oscilloscopio, view meter, qui vediamo il clock, con i cursori posso andare anche a vedere la larghezza del segnale di clock, quindi la differenza tra T2 e T1 è 107 millisecondi e la pausa è 33 millisecondi. Questo qui è un clock continuo che viene generato dal 555, infatti vedremo il LED 7 accendersi e spegnersi. Andiamo a vedere l'analizzatore di stati logici, si clicca sopra l'analizzatore e si fa view meter per ogni ingresso, quindi dall'1 al 10. Lo stato qui è andato a 1 dopo un certo tempo, l'ingresso 1, si è spento l'ingresso 1, si è acceso l'ingresso 2, l'ingresso 3, l'ingresso 4, l'ingresso 5, che poi si ripete, 6, 7, 8, 9 e 10. Questo qui è un subclock interno dell'analizzatore dei stati logici che si imposta qui, che serve appunto per fare la visualizzazione. Infatti io se cambio il clock ci metto qui 10, vedo i segnali più larghi perché il fondo scala è un millisecondo in questo caso. Lanciamo la simulazione, la simulazione ha una durata di 2 secondi, serve permettendo. Ok, eccoli qui i nostri LED che vanno e vengono. Questo qui si accende e spegne, finito, sono finiti i nostri secondi. Non metto un tempo più lungo perché se non serve ci butta fuori. Per questo è tutto, ci sentiamo, vediamo al prossimo video. Ciao!